Martedì 28 settembre. Il killer di Jenny Cesarano, ucciso per errore durante una rappresaglia criminale nel centro storico di Napoli tra il 5 e il 6 settembre del 2015, chiede scusa per il suo delitto. Chiede perdono alla famiglia della vittima e a Dio. Dice che quel ragazzo non meritava di essere ucciso e che porterà con sé per tutta la vita la storia di quel minorenne colpito per errore. La lettera di perdono è stata letta nel corso della prima udienza del processo ai presunti killer del 17enne. Il padre di Jenny, intanto, si dice indifferente alla lettera inviata dall'imputato. Nessun pentimento può riportare in figlia in vita suo figlio. I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno catturato il ricercato Bruno Mascitelli, 53 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto il reggente dell'omonimo gruppo camorristico operante tra Napoli e il nord del nord-est della provincia. L'uomo era sfuggito lo scorso maggio ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale. Dovrà espiare 7 anni, 4 mesi e 15 giorni di reclusione per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Quattro cittadini algerini sono stati arrestati all'aeroporto di Capodichino con l'accusa in concorso tra loro di furto aggravato e continuato. L'arresto è stato eseguito dagli agenti dell'ufficio di polizia di frontiera. Si tratta di persone fra i 22 e i 48 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nel corso di controlli di routine i poliziotti hanno raccolto denunce riguardo una banda di borseggiatori che si appropriava di zaini e borsette contenenti smartphone, tablet e portafogli, solitamente approfittando dei momenti in cui il terminale era maggiormente affollato. Avvalendosi delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno accertato che il gruppo si era reso responsabile di altri furti, sempre fingendosi passeggeri e stazionando nei pressi di bar controlli vuoti, utili poi per nascondere quanto rubato. Una giovane in vacanza a Napoli aveva raccontato di essere stata avvicinata e stuprata da tre uomini sui 25 anni che le avevano spinta in un portone in via San Pasquale a Chiaia abusando di lei. La violenza, secondo il racconto della ragazza, era avvenuta il 25 luglio, ma dopo 2 mesi di indagini la polizia ha accertato che in quell'androne non c'era stato nessun tipo di tentativo di stupro o violenza. La ragazza è ora indagata per simulazione di reato. Aveva raccontato di essere stata aiutata da un giovane giunto in suo soccorso. Dall'analisi attenta delle forze dell'ordine e dalle videocamere di sorveglianza non si nota alcun movimento strano dinanzi all'androne dell'edificio. Decisivo anche un messaggio di ringraziamento della giovane alla proprietaria del B&B il giorno dopo l'accaduto, dove scriveva che aveva dimenticato di buttare l'immondizia e ha contraddetto se stessa, visto che ha asserito alla polizia che la violenza era stata consumata dopo che era andata a buttare la spazzatura negli appositi cassonetti sistemati in strada. E la Polizia Municipale di Napoli ha sequestrato un'area di circa 55.000 metri quadrati che si trova in via Terracina nel quartiere di Fuorigrotta, nella quale si stava realizzando opera edile senza alcuna autorizzazione. L'area, che si trova nelle vicinanze dell'ospedale San Paolo, è stata concessa in fitto ad un'associazione sportiva dilettantistica. Al termine dei controlli eseguiti dagli agenti dell'unità operativa tutela edilizia, sono risultati abusivi l'impianto fognario e i vialetti interni, sigilli apposti anche per alcuni fabbricati rurali trasformati in 4 unità abitative di varie quadrature. Per agevolare la fuga di un ivoriano, poco prima fermato dagli agenti, un gruppo di connazionali ha cerchiato la polizia. È successo a Napoli durante i controlli dei militari che effettuano tra Piazza Garibaldi e Porta Nolana. Grazie all'aiuto di altre pattuglie inviate sul posto dalla centrale operativa, il fuggitivo e gli altri 2 immigrati sono stati bloccati. Annuncia per lunedì 2 ottobre una giornata difficile sotto il profilo della mobilità a Napoli. L'ANM ha infatti reso noto che le organizzazioni sindacali, tutte le sigle rappresentative, hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Si fermeranno quindi autobus, metropolitane e funicolari. Assicurate sono solo le corse nelle cosiddette fasce di garanzia. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.